una parola forte, chiara, autorevole, sacramentale, quella che abbiamo ascoltato questa sera. Gesù pronuncia questo discorso il mercoledì santo. E lo pronuncia con quella carica che è fatta di amore di pastore, che gli compete, lui, l'unico maestro. Lui, rivelazione dell'amore misericordioso del Padre, che è venuto a prendere su di sé tutti i peccati dell'umanità, in modo che l'umanità potesse ritrovare la gioia e la bellezza della figliolanza divina, sentirsi figli di Dio, essere tra noi fratelli e sorelle, con animo da bambino, con cuore umile e generoso, con la consapevolezza di essere persone fragili, limitate, che hanno bisogno continuamente della grazia e del sostegno dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, sulla cattedra di Mosè, dove si trovava questa cattedra di Mosè? Nelle sinagoghe. Chi leggeva la parola, o meglio, chi proclamava la parola, doveva farlo con docilità allo Spirito, con amorevolezza, con umiltà, con lo spirito profetico discepolare. Erano coloro che venivano ad essere gli annunciatori della parola che via, verità e vita, come ci dirà Gesù. Nel Tempio vi erano quattro sinagoghe e ogni sinagoga aveva la cattedra di Mosè, quindi chi saliva là doveva annunciare la parola, la parola, non le parole degli uomini, la parola di Dio. Ecco perché Gesù stigmatizza gli scribi e i farisei, perché si arrogavano un ruolo che strideva con la coerenza, la limpidezza e la grazia dell'annuncio della parola, della proclamazione della parola. E lo fa con molta concretezza e consigli a coloro che lo seguono: praticate, osservate tutto ciò che vi dicono, ma non fate quello che fanno, cioè che fanno in contraddizione con la parola annunciata, perché le parole esatte sono perché essi dicono e non fanno. Io, se annuncio la parola di Dio e le mie opere contrastano con la parola di Dio, sono come gli scribi e i farisei, in modo ineccepibile. Io posso ammantarmi di tutte le virtù che voglio, di tutti i paramenti più lussuosi, di tutte
le modalità espressive e rituali che sono uno spettacolo a vedersi. Ma se manca o se tutto ciò prevale sulla semplicità, sulla affabilità, sulla bellezza, sulla sacramentalità della parola di Dio, io non faccio altro che dichiarare la mia profonda dissonanza, contraddizione. E vedete, ci sono delle espressioni che ci fanno capire che cosa vuol dire annunciare e vivere la parola di Dio. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirate dalla gente. Noi non veniamo qui per essere ammirati dalle persone, ma per lodare Dio, per pregare Dio, per ringraziare Dio, per ascoltare la sua parola e portarcela a casa come pane della vita. Allungano i filatteri. Sapete cos'erano i filatteri? Erano dei piccoli cubetti di cuoio con dentro dei piccoli rotoli dove stavano scritte delle parole della Bibbia. E alcuni filatteri li portavano sulla fronte e altri sul braccio sinistro. Perché questo? Perché non dovevano mai dimenticare la parola di Dio, tenerla sempre a mente, e dovevano praticarla, il segno di portarle sul braccio, dovevano praticare quella parola che naturalmente la mente ricordava, perché l'aveva ascoltata. Quindi non era un ornamento, ma era un segno di comunione intensa e operativa con Dio e con i fratelli. Allungavano le frange. Che cos'erano queste frange? Erano dei trafiletti di ricamo con un cordoncino al centro che si mettevano alle vesti, alle estremità. E più si allargavano, più si sentivano importanti. E invece quelli erano segno di questa comunione e condivisione, di questo privilegio di essere discepoli, figli, annunciatori, servi. Vi ricordate quando l'emorroissa cercava di toccare le vesti a Gesù? Chi mi ha toccato? Ecco, fratelli e sorelle, le frange, anche queste, non sono ornamento, ma sono segni di appartenenza alla parola di Dio, di appartenenza al Maestro che ci parla. Compiacersi di essere ai primi posti, quello di apparire, di far vedere che siamo solenni, più bravi, più sapienti. Chi ama, cari fratelli e sorelle, non vuole apparire, è discreto, è umile, è schivo, si dona, si annulla per essere carità di Dio. Solidarietà a chi ha bisogno, alimento ai bisognosi. E allora è chiaro che noi dobbiamo cercare di interrogarci: come riteniamo di essere di appartenenza al Signore? Siamo veramente figli di Dio? Siamo veramente fratelli e sorelle che si amano, che concorrono per il bene comune
e gareggiano nella stima vicendevole, nella gioia dello stare insieme, nel rispetto reciproco, nella premura vicendevole, in modo che noi possiamo davvero essere segni della provvidenza di Dio, testimonianza evangelica nella carità. Non fatevi chiamare Rabbì, perché uno solo è il vostro maestro. E perché uno solo è il vostro maestro? Perché una è la parola di Dio. Una è la parola di Dio. E questa parola non va strumentalizzata, imbrigliata con le nostre suggestioni, con le nostre interpretazioni, che a volte sono soltanto di comodo, sono elaborazioni cerebrali. La parola di Dio deve essere interpretata solo dal Papa e dai Vescovi, cioè dalla Chiesa docente. Noi che siamo discenti dobbiamo imparare ad ascoltare come stiamo ascoltando Gesù e come i discepoli ascoltano Gesù. Perché Gesù vuole il nostro bene, non fatevi chiamare Rabbì e non fate che gli altri pensino che noi vogliamo essere chiamati maestri, padre. Uno solo è il padre. Ecco, fratelli e sorelle, a volte noi disattendiamo anche quello che il Papa ci richiama continuamente, specialmente a noi sacerdoti, di non essere attori, di non essere protagonisti, di non essere faraonici, di non trasformare la Chiesa in aula teatrale, e l'altare San Sant'Antonio di non trasformare in palcoscenico. Ce li dice queste cose perché bisogna vivere la pienezza della grazia di Dio. La celebrazione sacramentale di un'azione liturgica va vissuta e accolta e trasmessa con grande fervore e comunione, condivisione. San Paolo: siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre a cura dei propri figli. Perché scrive queste parole? Perché in San Paolo c'è l'amorevolezza del Signore, la cura del Signore. In ogni pastore, in ogni cristiano deve trasbordare dallo sguardo, dalle parole, dai gesti, dalla testimonianza, questa amorevolezza e questa cura materna, ogni cristiano, più ancora i pastori, perché è così che viviamo davvero la gioia di essere Chiesa, una santa apostolica romana. Uno solo è il Padre nostro, quello celeste, e uno solo è la nostra guida, Gesù Cristo. Non dimentichiamolo. Chiediamo a Maria che ci aiuti ad aprire il cuore e la mente, ad essere attenti ascoltatori e pronti, tra virgolette, esecutori della volontà di Dio che si manifesta attraverso la sua parola. Come i filatteli ci ricordano la parola di Dio, le frangi ci ricordano i comandamenti. E allora non dimentichiamo questo, e sicuramente la nostra vita incomincerà ad essere più concreta, più coerente, più dono di Dio che canta e loda le meraviglie che opera in ciascuno di noi e nel mondo. Amen.